sai che il tuo maestro qui è un esperto di come mettere insieme ingredienti usuali, no? Tu sei diventato famoso, oltre che il famosissimo moscardino che tutti noi usiamo, anche per gli oggetti disobbedienti. Sì. Pensi di fare qualcosa di disobbediente? La disobbedienza è alla base del progetto, come insegna Paolo, perché quando una cosa non ti va bene disobbedisci alla logica e quindi cambi, perché è più forte di te, perché non ti sta bene una cosa. Quindi dopo aver sperimentato l'obbedienza, sì, bisogna essere disobbedienti. Senti Paolo, tu sei un esperto di diffusione, secondo te che connessioni ci sono tra il progetto alimentare e mettersi a fare invece un progetto di design? Diciamo che il comune denominatore è la parola stessa, progetto che hai detto, direi che è molto chiara. Quindi dicevo prima, quando eravamo quasi soli, che qui il progetto si vede già dalla linea, qui c'è una linea che è una precisione personale, quindi è stata pensata molto prima, quindi questo è molto chiaro. E conoscendo il professionista di italiano, la linea mi poteva chiedere così. Giulio, anche tu prima di progettare in qualche modo metti davanti a te i materiali? Sì, anche a me piace, mi piace ordinare, poi disordinare, perché anche il disordine è un po' come, e poi ordinare ancora, sono bravissimo a riordinare la cucina. Sono bravissimo anche a ordinare il mio posto di lavoro, cioè, però la condizione dell'ordinare è, adesso non voglio fare stupidaggine, non è che qua... Allora, il mango ha un sasso, che è così, sì. Il mango è leggermente ovale, per cui devi tagliare a destra. Ah. Quindi qui già mettiamo Paolo, no? E a sinistra. E poi devi tagliare. Ok. Devo dire che Giulia ha un talento pazzesco, soprannaturale. Se forse non diventavo designer, architetto, potevo fare tranquillamente il pasticcere. E se perde il lavoro l'assumo subito. Io sono stato un garzone, non pasticcere ma un pasticcione, però ho osservato Ernst combinare la costruzione di questo, io lo chiamo tortino, non so se è giusto dirlo, come va bene? Tortino, quindi c'è una crema, non racconto, abbiamo usato l'abbattitore che è questo strumento bellissimo che riduce la temperatura in un battibaleno, quindi caldo e freddo combinati insieme, colori anche, non parliamo degli ingredienti, colori, sensazioni, croccante, morbido e qualcosa di inatteso, perché questo, ve lo ricordo, si chiama l'ospite inatteso. No, l'ingrediente, allora, è un tortino, direi, mistico, perché parte a Milano, dove l'abbiamo creato, andiamo nel profondo sud, dove c'è il peperoncino, che era il nostro... arma segreta, abbiamo frutta esotica come mango, frutta della passione, abbiamo il lampone del Trentino, abbiamo il germoglio di rucola e poi nel tortino con un cioccolato 70% Perù, 100% criollo, c'è sotto la crosta qualcosa, come lui l'ha chiamato, ospite in attesa, per cui ma questa che la giuria deve scoprirlo. Per me è una sensazione di gusti, di profumi, di colore veramente pazzesco e sta soprattutto molto bene in questo salone del mobile dove giochiamo con tutti questi alimenti, per cui il design è anche cucina.